Abbiamo inaugurato il reparto di oncologia pediatrica. Credo che guardare negli occhi quei genitori dà il senso di cosa è il Servizio Sanitario Nazionale e di perché sia davvero qualcosa di fondamentale. Perché tocca la vita delle persone. E bambini che hanno problemi così seri, così gravi, hanno bisogno di uno Stato forte che sia in grado di difendere fino in fondo il diritto alla salute. Penso che qui più che mai, quando si entra in contatto con realtà di questo tipo, si capisce il senso dell'articolo 32 della Costituzione. Per questo dobbiamo dare forza al nostro Servizio Sanitario Nazionale, per questo dobbiamo fare tutto quello che è possibile per continuare ad investire sulla nostra sanità. Dobbiamo farlo con tutte le energie che abbiamo per rispondere ai problemi di queste persone. Ha una struttura importante che svolge un servizio pubblico essenziale per un pezzo di una comunità che tra l'altro non è solo quella di Roma e del Lazio, perché qui vengono tante persone a curarsi anche da regioni diverse. Noi dobbiamo prenderci cura di tutti quelli che aiutano la difesa del diritto alla salute. Qui c'è una struttura che fa esattamente questo e quindi va tutelata e difesa.